Buongiorno a tutti e benvenuti alla puntata speciale di minuto post partita di Sassuolo Udinese giocata ieri alle ore 15 allo stadio Mapei Stadium di Reggio Emilia. Andiamo a illustrarvi che cosa è successo. Il risultato è stato di 0-0, dove è stato anche annullato un fuorigioco del Sassuolo su un gol di Duncan. Ma il fuorigioco è stato segnalato dal VAR, cioè gli aiuti del VAR, e è stato annullato per proprio fuorigioco di Duncan. Quindi il risultato è finito sullo 0-0, perché dopo di quello non c'è stato granché altro, a parte il calcio d'angoli e tiri mandati fuori dalla porta. Le squadre sono state queste: il Sassuolo giocava con 4-3-3, con Concilio in porta, poi in difesa Lirola, Marlon, Ferrari e Rogero, in centrocampo a tre con Boom, Rabia, Sensi e Duncan, in attacco c'erano tridenti di Berardi, Barak, Babacar e Di Francesco. Invece l'Udinese giocava con 4-4-2, anche un 4, quasi un 5-3-2, cioè Musso era in porta, poi difesa di Pezzella, Newton e Kong e Larsen, in centrocampo Mandragora, Berami, Popane e Deaves, in attacco c'era De Paul e Pussetto. In questa inizio partita c'è stato un attacco quasi senza punta dell'Udinese, che poi invece Lasagna, la punta, è entrata dopo col cambio di Berami al 53esimo. Invece, gli altri giocatori come Pussetto è stato cambiato da Macis e sono stati solo due cambi dell'Udinese. Invece nel Sassuolo è stato il cambio di Sensi entrato al posto di Controtta. Nel 66esimo Babacar è stato cambiato con Madri e Di Francesco con Giurgic. Ma la cosa non è cambiata molto, perché è rimasto il risultato di 0-0. Andiamo a vedere la classifica delle due squadre, dove il Sassuolo adesso in questo momento è ottavo a 20 punti, come la Roma che è settima, e dopo 14 giornate. Dopo 14 giornate l'Udinese è sedicesima, sopra dell'Empoli per motivi di gol subiti dell'Empoli rispetto all'Udinese. Ma per il resto siamo arrivati a 3 vittorie, 4 pareggi, 7 sconfitte. Bene, mi sembra che posso dirvi che è stato un punteggio positivo, cioè un punticino portato a casa in trasferta è sempre un punticino molto importante, non buttato via. Invece nella parte del suolo è stata una mancanza, perché poteva andare un po' avanti, ma è stato un risultato positivo. L'Udinese giocherà nella prossima settimana contro a Udine, contro l'Atalanta, dove l'Atalanta giocherà stasera contro il Napoli. Quindi sarà una difficile partita per l'Atalanta, ma anche per il Napoli. Ma vedremo che cosa succederà. Come dicevo, l'Udinese giocherà contro l'Atalanta. Quindi nella prossima partita sarà, come dicevo, Udinese-Atalanta allo stadio Friuli Dacia Arena di Udine, domenica, sicuramente domenica. Vi ringrazio per l'ascolto, ma andiamo a vedere proprio, infatti, se non mi sbaglio, a che ora è la partita? Alle ore 15, ecco, immancabile, alle ore 15. Bene. Mi pare di non aver dimenticato assolutamente nulla. Vi ringrazio per l'ascolto. Ci sentiamo venerdì con le anteprima di Udinese Atalanta, che si giocherà, come dicevo, domenica alle ore 15. Da Marco è tutto. Vi ringrazio per l'ascolto e buon campionato a tutti voi e Forza Udinese sempre. Ciao ciao!